Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Harry Potter e il Calice di Fuoco. Torniamo nei testi di Hogwarts perché voglio un attimino vedere le cose che non abbiamo fatto, ragazzi. E mi riprendo Hermione stavolta. Qua non c'ho voglia, tanto nel senso, tanto alla fine sono sempre le stesse cose, non riusciamo a prendere le carte. Allora, come abbiamo Di visto. ritorno, eh? Ci sono ancora molti scudi da raccogliere. Sì, lo sappiamo. Allora. Facciamo prima sta parte qua. Voglio vedere da questa parte qua, ragazzi, prima di tutto. Allora, intanto qua. Ah, vedi, non posso cliccarli più quelli che ho già cliccato. Stavo notando, vedete? Vedete che questi qua non me li fa cliccare? Ok, perfetto. Basta saperlo. Qua ci sono dei calderoni, quindi si potrebbe anche andare giù di qua. Però prima vorrei capire un attimo cosa dobbiamo fare per bene. Allora, facciamo prima la parte giù di sotto. È molto lungo sto pezzo qua, cioè nel senso non so quanto ci vorrà per completarlo tutto. E secondo me dovremmo Abbiamo più completarlo tardi in là. più parti, in più fasi, quindi anche Non avete mai se. visto questi prima, vero? No, infatti. Dovremo usare i calderoni. Solleva il calderone? Per fare cosa? Per spezzare i sostegni, Ron. Ah, ok. Attenzione, possono essere un po' esplosivi. Ottimo. Avete visto? È esploso! Ah, questo non funziona però stavolta. Vediamo. Vai. Ah, ok, perfetto, perfettissima sta cosa qua. Allora, dicevo, qua proviamo un po' sta parte qua, però tanto secondo me, anche se lo facciamo in più volte, sta parte qua è totalmente diversa comunque, cioè cerco di fare sempre parti diverse del gioco, quindi in realtà è un po' come se facessimo un livello nuovo. Quindi anche se ripeto le stesse parti non è un problema, qua, perché sono tutte parti che voi, cioè, voi vedete per la prima volta comunque. Ok. Questa? Questa qui non ci fa niente. Aspetta un po', cosa succede se io lancio il calderone contro qua? Aspetta. Immaginavo qualcosa del genere. Vai, prendila. Raccogli 10 mini scudi per ottenere uno scudo 3 maghi. Ok. Perfetto. Ok. Ma ragazzi, ditemi un po' come vi sembra finora il gioco, fatemi sapere nei commenti. Cioè, a me, ve l'ho detto, mi sto storcendo un po' il naso per alcune cose, per altre è abbastanza carino. Però per alcune, specialmente l'IA, ragazzi, è veramente da bocciare. Perché è tanto da bocciare comunque, per l'IA. Io non capisco perché ogni volta che ci sono giochi che hanno l'IA incorporata, non riescono cioè, le varie case non riescono a farli, cioè, a far sì che funzionino le IA. Cioè, ogni volta bisogna sempre litigare con l'IA perennemente. Non è una cosa che non capisco proprio. Cioè, per mettere l'IA che funziona male, non mettetela piuttosto. È una cosa che penso e ribadisco sempre, secondo me. Vai, vai. Dai, però. Ottimo. Balla, seccalo, seccalo. Ottimo. E un altro scudo l'abbiamo preso. Bella lì. Qua stiamo spaccando a palla, stiamo spaccando, ragazzi. Spostati. È bellissimo sto pezzo qua. Cioè, ecco, sto pezzo qua ad esempio mi piace. Molto fatto bene, molto carino. E secondo me ci sta benissimo. Però ci sono veramente delle parti che, mamma mia. No, ma dai, non ha. Cioè, come caspita ha fatto a colpirmi? Scusate. Ora mi dovete spiegare come caspita ha fatto a colpirmi. Questo? Ottimo. Facciamo un altro Wingardium Leviosa contro quello lì.
Wow. E abbiamo quasi preso un altro, non abbiamo preso quasi. Vai, quello lì di nuovo. Beh, Ron sta fermo. Cioè, Ron, tipo, anche se gli esplodono in faccia le cose, sta fermo. Ma lol, va bene. Allora, giù di qua cosa c'è? Ah, qua ce n'è un altro ancora. Aspetta. Non l'avevo visto. Contro questo? No, l'hai fatto malissimo. Rifacciamo. Ok. Ottimo. Sì, lo so che dovrei usare laccio, però. Cioè, scusate, sì, laccio, però non c'ho sempre voglia di usarlo. Quindi, vabbè. Allora, qua ce n'è un altro che possiamo rompere volendo, sempre con il calderone. Vai. Sì, venite a me, venite a me. Boh. Cioè, Hermione è quella, tra l'altro, che ce n'ha di più di caramelle. Proprio in stile. Sono mille caramelle. Cioè, vabbè, il gelatino è su. Che pallez. Continuo a sbagliare il nome. Tra l'altro, se vi incavolate perché sbaglio il nome, ci avete pure ragione. Cioè, non è che non ce l'avete ragione. Ok, altro rotto. Andiamo avanti. Qua era dove era all'inizio proprio. Ah, ok. E scusa, quello là sopra come lo prendo però? Non penso di poter. Infatti. Lì non ci posso salire sopra, ok. Cerchiamo un altro punto. Ok, ho visto anche quello lì. Però scusa, come dove caspita? Ci arrivi. Allora, lì ho visto che intanto c'è una salamandra qua. O forse no. Vabbè. Ok, vai. Lanciamo Ottimo. acqua eructo! Esatto. Lanciamo acqueructo sempre. Proprio. Ok, qua abbiamo distrutto tutto. Perfettissimo. Quindi. Di qua anche dovremmo lanciarla. Vai. No, sbagliato. Ta 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 ta. Ok. Qua c'è un'attenzione, ce n'è un altro. Ah no, questo qua, ok, c'era già anche prima. E ok, però quindi qua. Ah, ok, non riuscivo infatti a capirla. Ottimo. Ok, non riesce a scendere giù di là, quindi facciamolo scendere giù di qua. Ottimo. Quindi anche questo si potrebbe benissimo fare. Wingardium Leviosa, vai. Se arrivano anche i miei compagni mi fanno un piacere. Vedete un po'. Perfetto. Ok, vai giù di là. Lancio combinato, ci sta di nuovo. No, esatto, bravo. E ci prendiamo l'ultimo. Proprio qua. Esattissimo, bella lì. Questa qua è un'altra di quelle che dovevamo prendere. E niente, ragazzi, qua praticamente ogni volta che facciamo una determinata cosa ci dà gli scudi e continuiamo a sbloccare le nuove parti di gioco. Però io voglio farlo tutta sta parte qua. Ce la farò mai a farla tutta, ragazzi. Lo scopriremo nei prossimi episodi. No, in realtà adesso continuo a farle. Comunque, adepto, siamo sempre adepto. A quanto pare ne prendiamo sempre qualcuno in più. Ok. Sì, ma ragazzi, non è cambiata la situazione. Vai, vai, vai.
Io continuo adesso, ragazzi, tanto questo pezzo qua sarà abbastanza veloce, che penso di avervi fatto, quindi vado comunque sempre avanti con i tetti di Hogwarts. Voglio vedere proprio tutte le parti. Continuo con Hermione, perché tanto stavolta stiamo usando Hermione, quindi vai, vai. Ok. Quindi, Di quella parte lì ritorno, l'abbiamo eh? fatta. Ci sono ancora molti scudi da raccogliere. Lo so che ci sono ancora tanti scudi da raccogliere. Infatti li andiamo a raccogliere. Attenti, meglio non cadere da quest'altezza. Allora, quello Ah, l'abbiamo avete mai fatto. visto questi prima, vero? Dovremmo usare i calderoni. Esatto. Per fare cosa? Il calderone. Per spezzare i sostegni, Ron. Ottimo. Attenzione, possono essere un po' esplosivi. Lol. Allora, sta parte qua l'avevamo già fatta, quindi faccio proprio veloce, ragazzi. Cioè, qua. Perché voglio vedere cosa c'è dall'altra parte. Quella parte che non abbiamo fatto. No, no, fermo, dove caspita va? Perché è andato fin laggiù? Hai ragione anche te. Beh, dove è finito? Ah, ok. Cioè, dove caspita è finito? Ok, non lì. Ci vuole pazienza. Ottimo. Acqueructo ci sta benissimo anche qua. Qua tanto facciamo veloce, ragazzi. Solo che non volevo passare dall'altra parte Facciamo perché acqueructo! c'erano le salamandre, quindi volevo far veloce sta parte qua. Vediamo se riusciamo a farla veloce. Ok. Vai. Perfettissimo. Ottimissimo proprio. Boh, qua già che ci siamo. Allora, praticamente se ci mancano delle gelatine o altro per comprarle, ragazzi, secondo me possiamo fare tranquillamente benissimo 1000 volte questi livelli che non c'è nessun problema. Ok, via, via, via. Ok. Vigilanza costante, dice. Ma quanto vuole che siamo vigilanti e costanti? Che caspita di domanda è? LOL. Ok, Acqueructo! anche questo è a posto. Facciamo l'ultimo. Ok, qua dobbiamo fare attenzione perché ci sono di nuovo le salamandre. E basta, cazzarola. Vai, 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 fate anche voi, fate anche voi. Wow, che caspita è successo? Bravissimi. Cercate di non morire, ragazzi. Non si sa perché Ron continua a far casino. Cazzo, queste qua fanno male. O Leviosa, dipende. Secondo me Leviosa si fa capire molto bene. Vai. Ok, anche questo qui è a posto. Esatto, secchiamo sto qua subitissimo. Bravissimi ragazzi. Esatto, fatevi beccare voi che io intanto tolgo di mezzo questi affari qua. Ok, ottimo. Questa parte qua è un po' cruenta, diciamo. 5 di vita è rimasto Harry, mizzica. Ma no, qua. Vai con l'accio, vai con l'accio. Che è successo? Che è successo? 1000 cose proprio ci ha dato. Ok. Allora, intanto facciamo così. E facciamo così. Che questa l'abbiamo scoperta anche prima e l'abbiamo fatto tutto a posto. Poi facciamo così. No, nell'altro, nell'altro. Perfetto. Sono 5. E siamo a posto anche con questo almeno. E qui ci prendiamo Todos. Ok. Poi prendiamo questo. E lo facciamo andare contro quello, così altre
altre gelatine. Vediamo un po' che cos'altro ci può essere qua intorno. Ah, qua possiamo proprio rompere anche i pilastri addirittura, cioè. Perché stavo notando che anche i pilastri comunque... No, no, no. Dove vai? Troppa potenza. Ecco qua. Ok. Perfettissimo. Brava. Brava Hermione. Adesso voglio andare però spaccando anche questi. Questi pilastri qua. Infatti. Però non ce la fai a non farti ogni volta male? La butto lì, eh? Perché se tu ce la fai non c'è problema. Ah, ci siamo fatti proprio colpire tutti e tre? Ok, abbiamo perso Harry, ragazzi. No, Harry è tornato. Ok. Ok, altre cose da fare, vediamo un po'. Allora, questo qua... Dobbiamo sbatterlo contro quello laggiù. Aspetta. No, l'ho colpito troppo male. Andiamo così. Aspetta, prendiamo subitissimo la fontana, così siamo tranquilli. E prendiamo anche già... prendi la statua. Ottimo. Sì, ma sto accio funziona un po' come caspita vuole lui, eh. Ottimo. Abbiamo preso anche il terzo. Vai. Ottimo, perfettissimo. Allora, ragazzi, qua... Dai, non siamo messi male, secondo me. Siamo messi molto bene, anzi. Ok, allora qua... Dobbiamo... Ah, rompere anche lì? Ok. Vediamo quanto ci... Se ci posso arrivare, se... Ok. Qua è un po' più complicato, perché devo farlo passare esattamente lì dentro. Esatto. Proprio quello che stavo dicendo. Perché deve passare esattamente lì dentro. E non è facile. Aspettate, fatemi un po' vedere se posso fare in un'altra maniera. Forse così. Che lo vedo un po' di più. Ron... perché? Allora... Devo riuscire a rompere quelle cavolo di cose. Se faccio così, vedete, si rompe solo, cioè, va solamente a sbattere e basta. Devo riuscire proprio a fargli fare tutto il giro. Però è una cosa veramente complicata. Tra l'altro non so perché... No! No, 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 no! Fermo! Sei fuori? Mizzica. Wingardium Leviosa! Niente, continua a colpire lì dentro e basta. Dobbiamo capire come fare. Aspettate, così forse. Oh, ce l'abbiamo fatta. Attenzione. Ron, attenzione. Ecco. Accidenti. Abbiamo fatto un po' di casino, ragazzi. Ron ci è rimasto un po' male. Attenzione, qua c'è un altro scudo. E anche questa era un'altra cosa che dovevi fare, ragazzi, a quanto pare. Perfetto. Vedete che comunque alcune cose, cioè, bisogna per forza farle. Sono cose in più, diciamo, che ci sono del gioco ed è meglio farle, comunque. Abbiamo trovato un'altra ancora... Un altro scudo. Quando si trovano quegli scudi enormi, allora ok. Missione completata, statua di drago, ok. Aspettate che però mi è sembrato... Allora, avendo finito questa sfida qua, secondo me, se noi andiamo su info... Aspettate. Dovrebbe darci anche... Vedete, detector oscuri 5 su 5. Ok, questi qua sì, li faccio tutti, non c'è problema. Ok, allora ragazzi, facciamo così. Ci vediamo nel prossimo episodio, che andiamo avanti sempre sui test di Hogwarts, perché voglio ancora finire tutte le cose che ci mancano. Tanto qua stiamo sbloccando a palla roba, quindi va benissimo.
Quindi vi ringrazio ancora e alla prossima. Ciao ragazzi e grazie ancora di essere stati qua con me. Mi raccomando, su Venice in TV, sempre Harry Potter e il Calice di Fuoco. Iscrivetevi, mettete un mi piace e alla prossima. Ciao belli!